Buongiorno a tutti e bentornati alle nuove donne del Novecento. Con me la dottoressa Anna Cantagallo. Buongiorno Anna. Buongiorno, buongiorno a tutti. E questa sarà l'ultima puntata di questa stagione, ma riprenderemo poi dopo la pausa estiva. Per chi non la conoscesse, per chi si collega in questo momento, Anna Cantagallo è principalmente un medico, ma anche una scrittrice, ha scritto 5 saggi in passato che hanno venduto più di 25.000 copie sulla nutrizione e adesso sfonda le barriere della narrativa con questo romanzo dal titolo Arazzo familiare, edito da Castelvecchi Edizioni, al momento in selezione a Campiello, quindi mancano 4 giorni per sapere se poi entrerà nella famosa cinquina. E lei tratterà con noi, come ha trattato nelle ultime puntate, le nuove donne del Novecento, ovvero le donne che hanno cambiato la storia e che grazie alle loro lotte, grazie a loro, siamo riuscite noi, donne di oggi, ad ottenere, i diritti che al momento godiamo. Ma vediamo un po' cosa ci racconta oggi Anna Cantagallo, anche perché sarà una puntata densa di personaggi e di personalità, perché parleremo prima di tutto del diritto di voto, come è stato conquistato il diritto di voto e da dove parte questo grande diritto, che poi sarà il diritto principale che ci aprirà le porte, ad altri diritti e quindi ad acquisire sempre più libertà. Buongiorno Anna di nuovo ed eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Puntata tosta Oggi, oggi per ci dedicheremo un po' alla storia ancora antecedente del Novecento, perché tutto parte da lontano. Bisogna sempre però fare un riferimento sulle documentazioni scritte, perché molte donne, anche filosofe, soprattutto nel periodo del Settecento e dell'Illuminismo, hanno dibattuto questo argomento, che poi era presente nelle radici di quello che sarà poi la principale ideologia della rivoluzione francese, quindi l'uguaglianza, la fraternità e l'eguaglianza. Uguaglianza. Allora, l'eguaglianza. Ma chi sono state queste donne che hanno poi tecnicamente proprio descritto questa voglia della donna di partecipare in prima persona? Faccio un riferimento a una frase di una di queste intellettuali, Olympe de Gouges, la quale durante poi il periodo della Rivoluzione francese lasciò la sua testa sul patibolo e lei disse: se io ho il diritto Cioè, se io ho il diritto di essere condannata e decapitata, altrettanto il diritto di avere uno scranno nell'assemblea. Una donna che fu contemporanea di questo Olimpo fu una inglese, perché gli inglesi si mossero molto per questo. Faccio vedere. Eccola qua. Allora, questa Mary Bull Stonecraft, questo cognome stranissimo, ricordo solo che era nata nel 1759 e forse è ricordata più per essere stata per soli 10 giorni la madre di Mary Shelley, perché morì per infezione puerperale, cosa che accadeva frequentemente. Comunque, questa donna eccezionale scrisse un libro, I diritti delle donne, quindi nel Settecento scrisse questo, e fu anche nella sua vita l'esempio vivente di come le donne possono essere autonome con il proprio lavoro, perché divenne corrispondente a nome del suo editore Johnson sulla Rivoluzione francese. Quindi questo editore, che già era stato molto illuminato a coinvolgerla in vari articoli sulla società, la scrittura di un libro, eccetera, la mandò in Francia per una, come si direbbe adesso, una presa indiretta degli avvenimenti. Lei vide come il momento intellettuale, anche alimentato da queste nuove energie della rivoluzione, potevano forse dare qualcosa veramente di nuovo alla donna, e
E delle sue tante frasi mi piace ricordare che lei propugnava un rapporto con un uomo di tipo amicale, cioè è l'amicizia quella che deve sottolineare il rapporto nuovo tra uomo e donna, al di là delle codifiche burocratiche, legali di un matrimonio. Tant'è vero che con il primo uomo da cui lei ebbe una figlia non si sposò mai. Ma tutto questo, anche se era molto recepito, rimase un po' lettera morta, diciamo. Ma che cosa intanto accadeva nelle altre parti del mondo? In America, nuovi stati in cui andarono, sì, è vero, anche persone che erano state deportate, ma pensiamo che i primi a intuire che la nuova terra poteva dare una vita nuova a queste idee furono degli intellettuali, ci furono Lamartine, per esempio, ma in forma diversa questa capacità di vedere anche la donna come soggetto fu dimostrato come esempio nella votazione che nel 1752 si ebbe in un paesino del New England, dove una donna, Lydia Tarf, votò. Allora, il voto a che cosa era legato? Allo stato intanto coniugale, cioè potevano votare le persone, le donne sposate o vedove. E essere vedova all'epoca era una bella condizione perché si aveva anche una certa libertà. Spesso si avevano anche i denari del defunto e finalmente c'era la libertà. Quindi questo Ricordo era. una signora, ti interrompo, ricordo una signora del mio paese, una signora che adesso avrebbe 130 anni, che mi diceva: cara Michela, la condizione migliore per una donna è quella della vedovanza. Mi diceva sempre così. Sì. Lei era una nobildonna e mi diceva sempre: Michela, aspira alla vedovanza, anche più di una volta. Mi faceva ridere, ma in realtà poi avevo capito crescendo il suo messaggio, che non era assolutamente, non era cinico, aveva il suo perché. Non era cinico, ma era molto realistico, perché in fin Esatto. di conti il matrimonio che tutte le donne cominciavano a sentire come un peso e una vendita, no, di se stesse, eccetera, era l'unica condizione a cui potevano aspirare. Quindi il matrimonio comportava pure il fastidio della camera da letto, perché loro raramente lo vedevano come un piacere, ma come un fastidio. Quindi se veniva tolto pure questo, insomma, alla fine la libertà si poteva godere appieno. Pensiamo alle donne viaggiatrici che hanno potuto fare questo da vedove, prima, la prima Madame de Stael che io spesso cito, perché è una grande libertà che dava questo Stato, dava anche una protezione sociale. Ebbene, allora, quindi in America già qualcosa stava accadendo, quindi queste idee illuministe circolavano, ma tutta la storia del voto delle donne è stato uno stop and go, perché se era fatta una conquista, le leggi successive venivano poi a bruciare queste conquiste stesse. Per dirla più vicino a noi, in Corsica, nel 1755, quando la Corsica 55. divenne libera, divenne una repubblica perché si era liberata dal gioco della presenza dei genovesi, fino al 1769, quindi per 14 anni, è stata una repubblica, di cui il grande animatore fu Pascal Paoli, che è un vero eroe in Corsica. Io non conoscevo nulla di questo Pascal Paoli, tranne il fatto che a Roma esiste una piazza a lui dedicata. Quando sono andata in Corsica, praticamente come il Garibaldi da noi, insomma, sta dappertutto. E allora, quindi, lui cosa aveva fatto? Voto alle donne, 1755. E la creazione di una università in una delle città della Corsica. Ma quando la Corsica fu ceduta, venduta, potremmo dire, dai
genovesi che avevano mantenuto però alcuni presidi sulla costa ai francesi, quindi 1769, che cosa fecero? E lì già era iniziata la rivoluzione francese, quindi avrebbero potuto veramente mantenere questi principi dell'illuminismo, dell'uguaglianza, tolsero subito il diritto di voto alle donne. Quindi questa iniziativa, che sembrava avere già una bella strada, 15 anni non sono pochi, sì, implose, implose. Quindi noi abbiamo un 800 in cui regolarmente si ripropone la questione femminile. La stessa cosa accade in Italia dopo l'unificazione. Ci furono proposte di vari parlamentari per il voto alle donne, per il diritto al divorzio, ma siccome qui già parliamo di politica e di schieramenti che proponevano queste due innovazioni erano di tipo, diciamo, socialista, mentre quelle che la fondavano avevano tutte le loro radici religiose per evitare questo. Quindi in Italia dobbiamo aspettare ancora tanti ma tanti anni. E intanto cosa succede nel mondo? Bene, allora vediamo questo personaggio. Faccio vedere la foto perché è una donna di una bellezza, Sì, aspetta, unica. cerca di metterlo un po' dritto. Ok, eccola qua. Esatto. Una donna bellissima. Una donna bellissima, Emmeline Pankhurst. Nasce in Inghilterra praticamente 100 anni dopo la Mary Wollstonecraft. Quindi, buongiorno. Allora, buongiorno e buona diretta. Hai alle Ignazia. presenti un caro saluto all'autrice Anna Cantagallo e a Michela, se c'è e non ne dubito. Oh, ciao Ignazio, buongiorno a te. Dunque, questa donna nasce in un. Ok, quindi mi è appena arrivata una richiesta di Ignazio che vuole parlare con me, allora parleremo anche con Ignazio. È diventato un po' la posta del cuore questo fatto. Benissimo. Allora, questa bellissima donna nasce in una famiglia, chiamiamola progressista, perché in casa loro ai bambini, invece di leggere le favole di Grimm, leggeva la capanna dello zio Tom. Ricordo che la capanna dello zio Tom è stata scritta da una donna. Quindi le idee progressiste facevano parte proprio dell'educazione di base. Però Emmeline era già critica perché notava che sì, è vero, si parlava di questo, contro diciamo, la prevenzione verso chi non aveva, contro la differenza razziale, però l'educazione portava inevitabilmente sua madre a far sì che per lei e per sua sorella si ritenesse sempre utile un'educazione tradizionale con un ruolo della donna che doveva abbellire la casa, mentre questo proprio non toccava minimamente i suoi fratelli. Questa prima differenza e quindi questa critica che lei inizia a fare in famiglia se la porterà sempre dietro e poi, come avviene sempre nel giro della storia, la nemesi farà sì che sarà criticata fortissimamente lei dalle sue figlie. E va a studiare in Francia, quindi quando torna, oltre un aspetto chic e elegante da parigina, e anche assorbita da nuove idee, però ha capito da una sua amica che si era compagna di studi, sposata precocemente, che il matrimonio non era tutto questo male che si cominciava a dire, forse forse poteva darle una certa libertà. E ha un fidanzato che insomma si proponeva, lei insomma stava quasi dando anche un po' di affetto, quando il padre, irritatissimo di questa scelta autonoma, oltre a non darle la benedizione, le dice che non le darà la dote. Sparisce il fidanzato. Quindi io racconto questo episodio perché è la seconda delusione che lei incamera dentro di sé. Quindi la prima era che l'educazione dei genitori così avanzata, però poi nella realtà non era
così riguardo all'emarginazione di chi avevano proprio in casa delle donne, e l'altro che l'aspetto economico era ancora molto importante nella compravendita femminile. Quindi lei comincia a seguire un po' anche la madre che la portava alle riunioni, eccetera, del suffragismo. Il suffragismo è, dalle suffragette si distingue perché il suffragismo, chi partecipava, voleva attraverso mezzi legali e soprattutto il colloquio con le autorità politiche arrivare al diritto alle donne. Invece le suffragette, di cui lei sarà una massima esponente, faranno questa azione più che altro con molte azioni dimostrative, cioè con la lotta vera, perché intanto il colloquio non aveva portato nulla. Lei in uno di questi incontri avrà il piacere di incontrare quello che poi diventerà suo marito Van Caus, e insieme faranno della lotta politica la loro vita, perché ci aveva preso gusto, diciamo, no? Perché si sentiva bene, vitale, andare avanti ogni giorno con questi slanci emotivi, questa lotta continua. A 4 figli, 3 femmine e un maschio, e quando poi il marito muore lei si dedica totalmente alla causa suffragista. Prima appunto mantenendo questo rapporto con i politici, ma si rende ben conto che i politici utilizzano queste donne per raccogliere adesioni e il modo di essere eletti, eccetera, ma non danno nulla in cambio. Intanto le figlie crescono, in particolare la prima figlia, Christobel, che sarà la sua prediletta per sempre, e capisce che così non si ottiene niente. Dice: facciamo qualcosa di dimostrativo e se c'è da andare in galera ci andiamo. E così accade. Fanno una delle dimostrazioni che spesso facevano davanti al Parlamento, eccetera. La polizia cerca di disperdere queste donne, lanciano un sasso, insomma, va in prigione. E questo determina un'attenzione dei media di allora su di loro. Quindi se ne comincia sempre più a parlare, ma non Ricordiamo in che solo. periodo siamo anche per le persone che si sono collegate adesso. Certo, inizio il Novecento, 1903, Ok, 1903. 1903. E tutto questa luce che comincia a diventare importante su queste donne, ovviamente non c'è solo lei, ma io descrivo lei tanto per dare un esempio, dà fastidio al governo, e il governo cerca di reagire. Quando loro vanno, varie persone che affluiscono, vanno in prigione, iniziano pure lo sciopero della fame, cosa mai vista prima. Allora, insomma, chi governa le prigioni fanno delle cose che adesso sarebbero dette proprio inumane, contro la dignità, le alimentano a forza. Quindi con un tubo di gomma, mentre dei carcerieri le bloccano su una sedia e infondono attraverso un imbuto il cibo che è per alimentarne. E questo viene descritto mirabilmente da una lady che pure aveva aderito a questo movimento. La prima volta che era andata in prigione era stata riconosciuta e quindi scarcerata. Una volta successiva lei si era finta una del popolo e quindi dal di dentro aveva potuto vedere come questo comportamento inumano. Appena uscita l'ha scritto, ne ha dette di tutti i colori e raccolta queste informazioni, i giornali hanno diffuso e quindi l'attenzione è ancor più aumentata su di loro. Però non c'era ancora risposta politica. Che accade? Che per evitare che queste donne morissero poi per inedia, oltre che per queste pratiche così inumane, fanno un decreto che si chiama Gatto e il Topo, e quando fanno, diciamo, lo sciopero della fame, le mandano a casa in modo che si riprendano. Ogni giorno un medico va a visitarle e si accerta che mangino a casa propria. Appena avevano recuperato un po' di peso, le rimettevano in prigione. Insomma, è stato
una cosa incredibile. Cioè, noi non ci rendiamo conto, non ci rendiamo conto degli sforzi e dei sacrifici che hanno fatto le donne precedenti perché noi avessimo una cosa che sembra talmente banale, cioè il diritto di voto. E che cos'è il diritto di voto? È il diritto di scegliere quei rappresentanti che, soprattutto al femminile, possono portare avanti le istanze delle donne. Sembra così banale, sembra così banale, ma ancora adesso, negli nostri tempi, non c'è una empatia delle donne che stanno nella politica da portare avanti, ma in maniera vigorosa, le istanze al femminile. Io credo che questo sarebbe un grande spunto di riflessione. Le donne che sono nella politica oggi, parliamo della nostra politica, qui una politica italiana, dove pensi che stiano sbagliando, dove credi che non si impuntino a sufficienza, non diano sufficiente importanza alle cause, non dico le quote, sto parlando delle cause rosa, quindi verso le donne. Ma innanzitutto bisognerebbe fare il punto della situazione, quindi ogni tanto voci eminenti di sociologi oppure di intellettuali dovrebbe fare il punto di come si avverte il malessere in una società. Allora, se il malessere attuale delle donne riguarda la scarsa considerazione a livello di rappresentanza nei gangli del potere, come anche uno scarso aiuto per il mantenimento dell'equilibrio difficilissimo tra lavoro e famiglia. Questo, per esempio, dovrebbe essere un argomento di studio adeguato fatto nel confronto di altre società che ci sono vicine. Per esempio la Francia, che io conosco bene, ma anche società del Nord Europa, per vedere un indicatore importante. Queste donne consapevoli, autonome, sono felici? Come ci si può avvicinare un po' di più al parametro della serenità e della felicità? Pensiamo che la felicità è nella Costituzione americana, eh? Cioè l'impulso a aspirare alla felicità fa parte di una norma della Costituzione americana. Se adesso queste donne non sono felici, ci sarà un motivo. Allora, indaghiamolo questo. C'è un commento. Allora, buongiorno, sappiamo che le donne in Italia costituiscono un corpo elettorale maggiore rispetto agli uomini. Data però la scarsa presenza di donne nelle istituzioni, garantita dalle cosiddette quote rosa, abbiamo capito che le donne non votano per le donne, ma per gli uomini. Per me è paradossale, ma peggio ancora scandaloso che non si senta parlare di questo argomento, forse perché affrontandolo i partiti sarebbero costretti a dire una buona volta la verità, ossia che le donne non stimano. Le Ok. altre donne. Esatto. Questo, Questo. spero che si legga tutto. Tra l'altro ringraziamo Stefano Lesti, che è il direttore del giornale, che mi ha dato la possibilità e l'onore di scrivere per lui, quindi per la sua testata. Quindi lo ringrazio e lo ringrazio anche per il commento. Effettivamente ha toccato un discorso che tra me e te, insomma, facciamo spesso, anche perché io e Anna Cantagallo non soltanto collaboriamo per queste cose, ma siamo anche amiche. E quindi questo è un discorso che facciamo spesso fra di noi. Quindi le donne non stimano le donne. Come qualche altra volta nelle nostre chiacchierate interpersonali abbiamo toccato questo tema, quello degli indicatori di valore. Io mi permetto di dire che noi dovremmo ricercare, noi donne di oggi, degli indicatori di valore attuali, mentre fino a 2 o 3 generazioni fa gli indicatori con cui le donne si valutavano tra di loro riguardavano la bellezza, e questa è sempre presente, ma poi riguardavano soprattutto un argomento confrontabile, che è quella della maternità, quindi il fatto di essere fertili, di gestire
la casa o l'educazione dei figli e soprattutto di avere attraverso i figli il miglioramento sociale. Questi erano gli indicatori accettati da tutti. Io mi ricordo quando ero bambino una cosa veramente pesante, ma adesso nessuno se lo sognerebbe mai di fare, che quando si andava a fare le visite tra le famiglie, le madri tiravano fuori le pagelle dei figli per dire io valgo attraverso il mio figlio. È vero, ma il problema è che continua perché io vedo in realtà, perché sono all'interno di gruppi di donne e via dicendo, che il valore è ancora basato su questo. Io valgo perché ho fatto questi figli, perché i miei figli fanno questo, lo vedo ancora tra l'altro. E siamo nel 2021. Ecco, io invece penso che gli indicatori di valore, soprattutto quelli legati alla capacità intellettuale e di espressione di questa capacità, dovrebbero essere riconosciute dalle altre donne senza invidia. Invece l'invidia su questo argomento purtroppo impera, proprio perché sono cambiati ancora questi parametri, ma non ne abbiamo coscienza. Per esempio, la coscienza di essere in grado di manifestare le proprie idee come una leader, dalle altre donne non è assolutamente riconosciuto questo. Mentre se noi pensiamo ai primati, la femmina alfa, quella che domina, è riconosciuta dagli altri. Perché questo non può essere riconosciuta dalle altre donne in maniera serena? Perché poi ognuno ha delle capacità, delle opportunità, e invece no. E poi le donne non solo fanno una cosa orribile, usano la potenza della parola. Allora, o la parola è cattiva, terribile, oppure c'è ancora più forte il silenzio. Il silenzio delle donne rispetto al successo di un'altra donna è un'arma potentissima. Fanno sì che quello che tu hai fatto si oscuri. Tant'è vero che mi è venuta in mente una bellissima frase, che il successo di una donna che oscura le altre e le altre le mandano questo messaggio in diretto: la tua luce, tu che brilli, mi oscuri. Io non voglio tornare all'oscurità di quando come donna non valevo. Ecco il meccanismo. È un problema che mentre parlavi mi veniva in mente un documentario che ho ascoltato l'altro giorno e parlava di Cleopatra, e gli antichi egizi davano un grande valore alle donne, questo è poco ma sicuro. Una cosa che mi ha fatto molto ridere è che una mattina Cleopatra si è svegliata e ci credeva davvero. Io devo scusarmi sempre, ma ho il gatto che ogni tanto vuole entrare in diretta e quindi mi fa un po' di pasticci. Scusa, l'altro giorno c'era il cane, poi è geloso, se no, eh. Sì, no, veramente, tutti si entrano nelle mie dirette, ma va bene così. E dicevo, a un certo punto Cleopatra una mattina si è svegliata e ha detto, cioè, più o meno così, voi non sapete cosa mi è successo, ma stamattina ho scoperto di essere una dea. Quindi la dea, non ricordo più il nome, è entrata nel mio corpo e niente, io sono proprio lei, sono una dea. E fra l'altro fa una grande festa, raduna tutto il popolo sotto il suo palazzo dicendo: guardate, non so come dirvelo, ma da oggi sono una dea. Racconta questa cosa. E ci sono grandi, ci sono tutti questi geroglifici che raccontano di questo fatto. Mi ha fatto molto ridere, perché nessuno ha pensato che fosse matta. Anzi, tutti erano convinti, ma pensate, beh, del resto era una donna, sapeva 8 lingue, era capacissima a fare un sacco di cose, per forza era una dea, cioè soltanto noi non ce ne eravamo ancora accorti. E le donne erano felicissime del fatto che fosse una donna a essere diventata dea e quindi a comandare l'Egitto in quel periodo. Cioè, Allora, era questo adesso bellissimo. mi hai stimolato un discorsone. Allora, c'è un bellissimo libro di Pepe Gonzales che si chiama Dio è nato donna. E Sì. dimostra, perché lui è anche un archeologo e uno che si è molto interessato anche della filologia, della storia.
attraverso anche i reperti di statuette, eccetera, che le prime deità avevano tutte un corpo femminile. Sì, È un esatto. corpo femminile in cui la paternità era esagerata, quindi avevano mammelle enormi e dei bei di dietro, le cosiddette venere steatopigie, Esatto. quindi ecco, perché erano simbolo della creazione, della fecondità. Che cosa il primo uomo primitivo, non sapendo come funzionava nella procreazione, era stupefatto che improvvisamente qualcuno, qualcuna a fianco a loro riuscisse a generare. Quindi la generazione era considerato qualcosa che riguardava gli dei, quindi le prime donne, le prime deità furono femmine. Quando è che invece ci spostiamo con gli dei maschi? Quando è avvenuto? Quando si è diffuso l'uso dell'agricoltura. Quindi andiamo sui 12.000 anni fa, con l'uso dell'agricoltura, l'uomo ha avuto diciamo, la accortezza di ottenere delle scorte alimentari e di metterle da parte. Con questo solo gesto, mentre prima avevamo la caccia. Le donne erano quelle che raccoglievano, quindi era tutto un po' episodico. Quindi con questo gesto, quello di fare una prevenzione, cioè avere questa precauzione di avere le scorte alimentari da parte, lui si è potuto scegliere la donna più bella, cioè la donna che secondo i parametri aveva un maggiore indice di fecondità. Anche adesso studi sociologici dimostrano che in tutte le etnie del mondo la bellezza, oltre cose particolari che può essere l'orecchio lungo, il collare, i piedi, eccetera, ma da tutti è riconosciuto come rapporto vita-fianchi. Più la vita è stretta, fianchi larghi, quindi indice di fecondità, più questo vuol dire bellezza. Non a caso le donne incinte hanno tanti corteggiatori, Vero? tanti corteggiatori. Quindi, se le donne hanno cominciato a farsi la lotta tra di loro, lo dobbiamo all'agricoltura, perché l'uomo ha cominciato, attraverso il fatto che lui possedeva delle scorte alimentari, a prendersi la donna migliore e le altre a fare la lotta tra di loro, perché tutte miravano ad avere l'uomo con le scorte alimentari, scorte che serviva al prodotto del loro concepimento. Ecco com'è nata la cosa. Quindi sono solo 12.000 anni che ci facciamo la lotta, mica milioni, quindi può darsi che potremo anche recuperarci. Allora cosa è successo? Che l'uomo ha detto, no, il Dio sono io, non è la donna, basta con queste statuette femminili, e ha cominciato a scolpire qualcosa che riguardava il corpo maschile. Come sempre sono lezioni universitarie queste, quindi oltre a tutte le informazioni su come siamo riusciti ad ottenere dei diritti, abbiamo anche delle informazioni storiche, non mica da ridere. Quindi Anna, ci dispiace molto che ci sia questa pausa estiva, perché penso che dopo 3 mesi di lezioni con te chiunque potrebbe dare un esame universitario, quindi complimenti come sempre. Ma torniamo ai nostri diritti che abbiamo citato anche all'interno di Arazzo Familiare, il primo romanzo di Anna Cantagallo che ripercorre le donne del Novecento attraverso 3 personaggi femminili. Allora, proprio uno di questi personaggi, la madre, Marilì, quando lei si trova in difficoltà economiche nel dopoguerra, si dà da fare ripristinando il suo diploma di infermiera e andando a lavorare, e ce la fa a sopravvivere, a mantenere la sua famiglia. Ecco che all'improvviso, una sorpresa, il marito che sembrava disperso ritorna e lui per prima cosa la obbliga a lasciare il lavoro. Questo era nel suo diritto maritale. Quindi questo accenno per dire
che soltanto nel 1975, con il nuovo diritto di famiglia, cambia completamente questa, diciamo, supremazia dell'uomo sulla donna per legge. Però poi sia cambiato poi nella realtà, ci vorrà ancora del tempo. E l'altro aspetto, questo fa parte anche di una informazione storica, ma che ci fa riflettere, è che nel 75, con nuovo diritto di famiglia, cambia anche, anzi viene abolito la dote. Che cos'era la dote? La dote viene conosciuta già dall'epoca romana, perché permetteva alla donna di avere un patrimonio che gestiva anche personalmente. Poi, successivamente, con il Medioevo, questa abitudine diventa diversa, perché la dote viene intesa come una quota economica e del materiale, quindi non so, cassapanche, il corredo, utensili, eccetera, che la donna portava all'uomo appunto in dote, perché l'uomo in qualche modo la ospitasse a casa e insomma non fosse poi sopraffatto dai bisogni economici, ma Ricordiamo serviva. la grande dote di Lucrezia Borgia, che era Sì, stata bellissima dalla Bellonci. raccontata lungo il largo dalla Bellonci, che tu sai che io adoro, questa la descrizione di quella dote, ma magari poi faremo anche una giornata Ecco, dote, le doti più famose le del doti mondo. famose, questo pure è bello, sì. Ebbene, ma questo perché serviva poi nel tempo, oltre che occasione di bisticci, perché sulle dote si potevano anche annullare i matrimoni, ma soprattutto servì alle donne per la sopravvivenza, perché una volta rimaste vedove, se non avessero avuto la loro dote, non c'era nessuna protezione per il futuro, non c'era la pensione se, per esempio, il marito non apparteneva ai gangli dello Stato, eccetera, eccetera. Quindi era una protezione, per la donna. Protezione che nel mio romanzo Arazzo familiare il primo personaggio perde, perché la dote che si era poi guadagnata lavorando, Maricò, viene dispersa dal marito in azioni bancarie, insomma, azioni bancarie non redditizie, poi su stimolo di suo padre. Quindi lei si trova in grandissima difficoltà economica. Quindi pure adesso che noi abbiamo la reversibilità della pensione, se una donna ha lavorato, c'è la sua protezione, cioè ci sembra tutto così naturale, ma 1975, cioè ieri, neanche 50 anni fa, neanche 50 anni fa. Quindi abbiamo fatto di strada e dobbiamo ringraziare anche le madri costituenti, perché noi abbiamo parlato del diritto di voto che poi alla fine in Inghilterra nel 1918 ci riusciranno la Pankhurst ad ottenere, ma intanto si era diffuso in varie parti del mondo. In Finlandia nel 1907 ci sono le prime donne elette, in America nei vari stati uno dei primi a codificare il diritto di voto è la California nel 1911, ma in Italia non dobbiamo aspettare la seconda guerra, dobbiamo aspettare il referendum ed ecco le madri costituenti, 21 donne eccezionali appartenenti a vari schieramenti politici che senza portare avanti soprattutto le loro divisioni politiche hanno portato avanti le istanze delle donne e hanno Esatto, è questo da ottenuto sottolineare. assolutamente e soprattutto uno dei primi capitoli della Costituzione parla dell'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, al di là del sesso, della religione e delle ideologie. Questo sono state le donne a volerlo, eh. Certo, poi perché ci fossero, diciamo, a questa parità dei decreti che hanno portato concretamente a una parità nel mondo del lavoro, dobbiamo aspettare gli anni 60 con azioni sindacali in modo che il salario fosse adeguato. Dobbiamo aspettare ancora metà degli anni 60 per l'entrata delle donne nella magistratura e dobbiamo aspettare gli anni 70
avere il diritto al divorzio e all'aborto. Però Esatto. ogni volta che si fanno queste grandi rivoluzioni bisogna avere anche un po' di pazienza. Quindi, se adesso ci sono le quote rosa, ben vengano solo perché almeno ci sono presenti queste donne. Piano piano, però, se queste donne si attiveranno soprattutto per le istanze femminili, andando a indagare di questo malessere della donna, perché la donna d'oggi non è serena, vive un malessere costante e questo malessere si trasferisce al fatto più evidente che non ha voglia di riprodursi, e questo è un paese che non si riproduce e non guarda al suo futuro. Esatto, volevo chiederti una cosa anche, Anna. Il fatto che, l'ho sentito l'altro giorno e non ricordo l'anno. Allora, dopo che ci fu la strage del Circeo, finalmente cambiò qualcosa, Sì, ovvero. 1978. Ok, cambia qualcosa perché lo stupro di una donna non era più un reato contro la buon costume, diciamo così, ma diventava una violenza sulla persona. E abbiamo dovuto attendere ancora molti anni perché lo stupro dei bambini, quindi la pedofilia, eccetera, eccetera, divenisse poi un reato contro la persona, quindi un reato penale. Prima era più una cosa che riguardava i costumi e la buona creanza. Puoi spiegare un po' questa cosa? Perché effettivamente c'è un po' di confusione. Allora, noi avevamo ancora delle leggi umbertine, soprattutto per quello che riguarda la parte dei delitti e dei castighi, va? Se la vogliamo Esatto. dire in maniera ottocentesca. E certo che per fare questi cambiamenti o devono intervenire come eventi che offendono talmente tanto l'opinione pubblica che qualcosa deve cambiare, oppure qualcuno dal di dentro si deve muovere per fare queste cose. Adesso mi sto ripetendo oggi, ma d'altra parte, se non ci sono istanze perché qualcosa cambi. Ma perché gli uomini che gestiscono il potere, gli uomini che stanno nei gangli importanti di queste decisioni si dovrebbero dar da fare? Non c'è scopo, non c'è scopo. Ecco. Allora, io faccio un esempio dell'altro ieri. Quando hanno pensato a dare gli incentivi compensativi per le assenze dal lavoro per il Covid, si sono dimenticati, dico virgolettate, di mettere la voce delle collaboratrici domestiche. Ma questo è una cosa assurda, perché tutti, bene o male, utilizziamo questa collaborazione. È possibile che le donne che sono in politica non l'hanno detto immediatamente? Gli uomini se ne sono semplicemente dimenticati. Allora io dico che è bello e giusto che una donna, se che fa politica, pensi pure di fare, diciamo, di operare in un settore squisitamente maschile, però noi siamo metà dell'elettorato, c'è tanta ancora strada da fare. Allora facciamola insieme, raccogliendo intanto le istanze dal basso, cosa che non avviene mai, mai, non c'è colloquio, non c'è colloquio tra i rappresentanti e i cittadini. Questa è una cosa gravissima. Avviene soltanto nel momento della preelettorale, poi ci si dimentica dei cittadini, mentre bisognerebbe ricreare questo flusso di idee e soprattutto delle istanze, se vogliamo avere una società che non solo sia più equa, ma che guardi al futuro. Io credo che questo malessere femminile deve essere ancora indagato. Ottima risposta. Allora, abbiamo un commento di Gabriele Poli che dice: inoltre, la donna finalmente non assume il cognome del marito. Effettivamente c'è anche un po' Ah, questo guarda, passaggio. questo mi tocca proprio personalmente, perché ovviamente io
nella mia professione, mi sono laureata con questo cognome, io mi presento sempre con questo cognome. Non, cioè, sì, ho anche il cognome del marito, ma me ne sono completamente dimenticata nella mia vita sociale. Quando sono andata in America, e anche a trovare dei miei parenti emigrati, questi erano sconvolti del fatto che io mi presentassi come Anna Cantagallo. In America non solo scompare il cognome del marito, ma scompare anche il nome. Uno diventa Mrs. Ecco, Pierce. Brown. Ecco, no, Pierce è quella che io cito, Sì, cioè, né, sì. cioè Mrs. Peter Pierce, cioè sei la moglie di Peter Pierce, cioè non sei più neanche, non hai neanche più il nome proprio. Io lo trovo questa una cosa orribile, una cosa No, ma poi orribile. magari qualcuno lo apprezzerà anche perché sempre per le cose che vedo, poi io ti ho presa sempre come una maestra, quindi come un esempio. Del resto però leggo anche molto e mi interesso alle questioni e soprattutto osservo tante, quindi mi capita di entrare in questi gruppi femminili, anche di lettura, non soltanto legati alla maternità ed altro, dove concetti come la gelosia o la proprietà, il senso di proprietà, io sono di mio marito e via dicendo, li riconosco e ci mancherebbe, non li criticherei mai, però sono al di fuori di quello che penso io, invece, che io credo molto dell'individualità e soprattutto anche all'interno di una coppia ci deve essere l'aiuto reciproco fra i coniugi per rimanere, per continuare a crescere anche la propria individualità. Invece vedo che piace molto questa cosa di diventare una sorta di tutt'uno. Che forse è impossibile, cioè si può anche essere un tutt'uno, ma con le proprie Allora, qualità, le proprie diversità. il tutt'uno è nella propria intimità e questa è una cosa bellissima perché io sono convinta che noi non dobbiamo fare la lotta contro i maschi, ma avere un Esatto. percorso di amicizia insieme, come aveva detto Mary Wollstonecraft, l'amicizia, quella, le affinità elettive, quindi il compagno, il marito, io lo intendo come un compagno di vita, Esatto. quindi questo assolutamente. No, ma riguarda il cognome, era diciamo un'assunzione totale di responsabilità maritale rispetto alla donna che praticamente si responsabilizzava, era come una minore di fronte alla legge, quindi non contava niente. Questo dal punto di vista legale, però io credo che questa cosa invece dal punto di vista emotivo continui. Cioè, Allora, io continuo a sentire di sì. molte donne che dicono: Ah, adesso lo dico a mio marito, adesso c'è il fatto di non potersi, è come se non riconoscessero il proprio potere, le proprie capacità e il dover essere comunque protette o supportate in maniera totale dalla figura maschile. E nulla toglie, attenzione, nulla toglie che questo sia corretto, se uno la vive bene ci mancherebbe, però è una cosa che continuo a vedere. Allora, questo è anche molto un fattore personale, dipende poi da queste donne come si sanno gestire nel mondo del lavoro, della propria presentazione di se stesse. E per esempio, il personaggio di Mary Jo, nel mio romanzo Arazzo Vedere il libro. familiare, lei utilizza molto questa abitudine americana, anche se all'inizio la contrasta, di assumere il cognome marito perché ne ha un utile. E quindi quando lei sposa Peter, praticamente scompare il nome italiano, lei diventa M.G. Pierce e così si firma Esatto. per i suoi lavori scientifici. Utilizzando la fama del marito ne ha anche un beneficio pure lei. Ci sono, parliamo sempre dell'America, numerosi casi di donne che hanno mantenuto il cognome del marito con la sua approvazione. Non voglio citare la famosissima moglie di un ultimo presidente che ha mantenuto questo cognome perché le è più utile. E questo è un discorso. Ma io credo che invece il fatto di scegliere se proseguire con il cognome di nascita
la propria vita professionale, penso che sia legato molto alla personalità. Anche secondo Quindi, me. se uno vuole, insomma, può mantenere la sua personalità e la sua individualità, quindi non è questo. Però quello di essere sotto il cappello protettivo è ancora una voglia che è ancora comune, insomma. Sì, esatto, hai ragione, hai ragione. Pensavo appunto questo. Comunque, tornando sempre al diritto di voto e a queste donne che hanno lottato per noi, gli animali che mi girano dietro, scusate, che hanno lottato per noi. Allora, il diritto al voto ci ha riconosciuto come esseri pensanti, quantomeno, esseri di valore. Quindi è stato l'inizio di un cambiamento per noi donne. Quali sono stati i benefici che hanno poi spinto altre donne a voler ottenere più diritti, e quindi i giusti diritti che vanno non alle donne, ma all'essere umano? Partendo dal primo, quindi da questa scelta che poi parliamo dell'Italia, ha portato anche al referendum, quindi alla scelta tra la Repubblica e la monarchia. Certo, questo è stato un cuneo che è entrato nella mente femminile per togliere quella nebbia su se stesse. È una nebbia che ancora dove la consapevolezza ancora non aleggiava, tranne che in qualche occasione o solo per poche donne. Quando la mente si è snebbiata, hanno cominciato a pensare le donne: beh, se io posso votare, posso anche gestire in prima persona il mio patrimonio, che già in alcuni casi poteva fare, posso aspirare agli studi, posso fare qualsiasi carriera. E adesso una giovane donna può pensare di fare l'astronauta e nessuna persona se ne stupisce. Può sperare di diventare la presidente di una comunità internazionale e nessuno si stupisce, mentre tutto questo non c'era. Quindi il diritto di voto è stato l'apertura nella mente della donna. Io penso che se non ci fossero state queste donne che col sacrificio hanno lottato, ma veramente tanto, stando male e anche abbandonando un po' gli affetti familiari, tant'è vero che questa Pankhurst alla fine è criticata dalle sue figlie, che si sono distaccate da lei, e queste figlie hanno dimostrato quello che il giornalista diceva, la lotta tra le donne, cioè purtroppo l'hanno fatto davanti a tutti, quindi se fosse stata una bega familiare forse sarebbe stato meglio, invece si sono messe in contrasto tra di loro apertamente, perché è come una nuova ideologia, ognuno si pensa di avere la ragione nelle mani. E si sono messe in contrasto tra di loro, dando il primo bruttissimo esempio delle donne che non riconoscono la leadership tra di loro. A questo punto verrebbe da chiedersi: ma perché le donne si fanno del male tra di loro e in altri contesti no? Cioè, perché le donne si fanno del male? Perché le donne la prima cosa che fanno quando si incontrano è guardarsi dalla testa ai piedi, forse più alla ricerca di un difetto che di un pregio. Perché? E questo, guarda, ritorna con quello che ho detto poco prima, perché i nostri indicatori devono cambiare. Faccio un esempio al maschile così capiamo meglio il femminile. Allora, gli uomini del Medioevo che cosa facevano? Facevano le gare, no? I tornei in cui l'eroe del momento vinceva se scavalcava, faceva cadere di cavallo le persone, cioè erano codificate queste regole, quindi si sapeva come attenersi. E nella natura che succede? Che dei capi branco di qualsiasi genere fanno delle scaramucce a volte molto violente, ma non arrivano mai a uccidere l'altro, perché sanno qual è il momento in cui uno deve allontanarsi e deve cedere.
Quindi le regole, chiamiamola della cavalleria maschile, sono ancora ben presenti nell'uomo attuale. Cioè l'uomo sa quando un altro ha vinto e lo riconosce in qualche maniera. Invece le donne non lo vogliono riconoscere perché non abbiamo i nostri nuovi indicatori, chiamiamoli di cavallerie, i nostri nuovi indicatori di valore. A noi ancora vale sempre l'estetica. Quindi la primo sguardo è uno sguardo critico, come sta, come non sta. L'unica cosa che viene riconosciuta da una donna all'altra donna è il dimagramento. Quello gli si dice sempre. Ma come sei dimagrita? Quello sempre si dice. Perché è un campo in cui tutte possono competere. Ma quanto sei stata brava, che bella cosa che hai scritto, come sei stata, che oratrice fa. No, non te lo diranno mai. Anzi, a questo sguardo intralice, questo l'ho scritto nel Segue, a questo sguardo intralice, lo sguardo di Medusa, quello che io chiamo lo sguardo di Medusa, non seguirà nessuna parola, perché la donna lo sa che l'offesa peggiore che può fare una donna è tacere, tacere sulle sue qualità. Bene, allora siamo arrivate alla conclusione di questa ultima puntata, ma solo della stagione, perché poi torneremo. Abbiamo visto moltissimi aspetti delle donne del Novecento e abbiamo preso spunto, appunto dalle loro storie per raccontare anche un po' le donne di oggi. Sicuramente nei prossimi appuntamenti, dopo la pausa estiva, parleremo di tanto altro, quindi anche del diritto all'aborto, del nuovo diritto di famiglia, eccetera, eccetera. Daremo anche spazio ai motti del 68 per capirci qualcosa di più, perché non sono state spiegate molto bene a scuola queste cose, ma abbiamo qua Anna Cantagallo che ci racconterà di più. Nel frattempo, noi continueremo con i nostri programmi. Vi ricordiamo che c'è questo libro fantastico che parla del Novecento, che racconta anche la storia del Novecento attraverso tre donne straordinarie, che sono nonna, mamma e figlia. Si chiama Arazzo Familiare, edito da Castelvecchi, e ovviamente l'autrice è Anna Cantagallo. Vi consiglio la lettura, ve la consiglio sinceramente, sarà un libro che Volevo aggiungere riguardo al libro che oltre va bene a trovarsi nelle maggiori librerie, chi l'ha preso online e ha lasciato dei commenti, sono stati tanti uomini, se tu vai a ecco. vedere su tanti uomini che hanno apprezzato molto, oltre l'aspetto storico e forse anche, e questi si sono un po' limitati nel dirlo, un po' di maggiore conoscenza dell'animo femminile. Quindi qualcuno che vorrà comprarlo online può vedere anche questi commenti. Esatto, e soprattutto parleremo di una cosa che ancora adesso non si racconta così bene. Il fatto che oltre al diritto di famiglia e oltre al diritto all'aborto, a tutte queste cose, c'è stato anche il diritto al piacere femminile. Quindi racconteremo anche questo passaggio, questa scoperta, che poi scoperta non era, ma una scoperta anche per le donne, il diritto di poter godere del proprio corpo, il diritto di poter avere rapporti sessuali e poterlo addirittura dire, cosa che prima era quasi una vergogna, rimanere incinta. Allora, attenzione, c'è un commento. È la prima volta che vi ascolto, interessantissimo. Ascolterò con piacere anche gli altri vostri incontri. Grazie, grazie a te, Francesca Trois, che ti Grazie. salutiamo, e grazie anche a Gabriele Poli perché ci ha fatto un bellissimo commento, ovvero complimenti a entrambe. Anna, noi continueremo ad andare avanti con le nostre cose, quindi seguiteci per il posto, per le varie presentazioni che verranno fatte. Ricordiamo che ci sono altre dirette che ci hanno anticipato la settimana scorsa, quindi potete andarle ritrovare nel canale di Trier sulla pagina Anna Cantagallo, sulla pagina Anna Cantagallo e basta, e No, sul mio Anna profilo sui vari Cantagallo, profili. autrice, perché io ho un'omonima, eh.
Difatti dicevo Anna Cantagallo, la pagina, troverete Anna e troverete anche in copertina Le nuove donne del Novecento e il suo meraviglioso libro. Quindi grazie Anna, mi dispiace di doverci salutare, ma ci rivedremo molto presto qua, sempre sulle pagine editoriali e sulle pagine Arena Letteraria. Saluto a tutti. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti, a presto, ciao!